Ceste di preturo, piastra 20, alle mie spalle i balconi crollati che ieri mattina sono venuti giù nell'alloggio del progetto case. Di fronte c'è un'altra piastra sequestrata nei mesi scorsi dove si era già verificato un altro crollo. Evidentemente non è successo nulla alle persone in quanto tutto quanto il complesso di ceste di preturo è stato sequestrato, ma è evidente che i problemi strutturali si stanno palesando ogni giorno di più ed è necessaria una decisione su quale futuro destinare a tutte queste nuove new town. Ancora un crollo e ancora ceste di preturo. Ancora una volta, alla vigilia dell'anniversario della tragedia del sisma, il progetto Case, pensato e realizzato per dare un alloggio temporaneo agli sfollati, mostra tutti i suoi limiti e le criticità strutturali. Sempre accese, già nel settembre 2014, un balcone venne giù da un appartamento, con conseguente inchiesta e sequestro della piastra antisismica. Anche per questo, ieri mattina, una potenziale tragedia è stata evitata. Un nuovo balcone infatti è venuto giù schiantandosi su quello dell'alloggio sottostante che è poi stato rimosso. Una piastra diversa da quella di settembre di un anno fa, ma stesso problema, legno fradicio e una struttura crollata dopo solo 7 anni. Eppure si era detto, al momento delle varie inaugurazioni delle New Town, che le case antisismiche sarebbero durate almeno 30 anni. Per le operazioni di rimozione del balcone effettuate dai vigili del fuoco, l'area è stata interdetta alla circolazione. E ciò che emerge è che probabilmente saranno evacuate altre 12 piastre nelle prossime settimane, a seguito dei rilievi effettuati dal comune. Criticità che riguardano complessivamente il 10% del patrimonio del progetto Case, che il comune sta pensando di abbattere, anche se i costi, 10 milioni complessivi per l'operazione, il comune proprio non sa dove reperirli. I resti dell'elicottero che si è schiantato ieri all'aeroporto di Preturo sono coperti questa mattina da un telo verde. L'incidente si è verificato ieri sera, come dicevamo, all'aeroporto dei Parchi di Preturo, con l'elicottero che, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, ha avuto delle difficoltà nel decollo. Si è prima ribaltato e poi schiantato a terra con un impatto molto forte. A bordo c'erano due passeggeri, rimasti feriti ma fortunatamente in modo lieve. Sono riusciti infatti da soli ad estrarsi dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 per gli accertamenti del caso. Una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata. Secondo i primi rilievi effettuati, il pilota dell'elicottero, avendo avuto difficoltà nell'atterraggio, sarebbe stato costretto ad una manovra che ha provocato l'incidente. Sono in corso le indagini. In occasione del 7º anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione, sono previste nel capoluogo due giornate commemorative. Il 5 con partenza ore 22 dall'altezza Via di Settembre, Palazzo della Giustizia, fiaccolata per L'Aquila. Il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la Presidenza del Consiglio, è quella delle ore 22 il 5, alle 11 la Santa Messa officiata dal Vescovo dell'Aquila, alle 14:30 Start-up Marcia per L'Aquila con partenza Guardia di Finanza. Intanto, i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza e al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali. Già nel giorno 1 e 2 la Presidenza del Consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila, dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti, ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009, dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti. Qui e lì abbiamo invitato anche i presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila. Guardando la classifica, un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese, terza forza del campionato. A conti fatti, però, i rossoblù di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio.
Davanti, confermato il tandem San Domenico-Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della maceratese che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone e schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della maceratese. Buonaiuto, crossa da sinistra il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco, fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del Fattori. I rossoblù però hanno il merito di reagire immediatamente. Milicevic, dirottato playmaker con Mancini mezzala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente. Penalty per l'Aquila, sul quale va lo stesso Milicevic, sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani, e fa centro dagli 11 metri per l'1-1. Nella ripresa c'è più brio, la maceratese sale di intensità atletica, l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al 18esimo Couco serve sul dischetto del rigore Buonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribanda fino al limite dell'area, poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la maceratese con Couco, ma Scotti risponde presente in tuffo. I rossoblù sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic, quindi triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente, l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza, prima triarico, sguscia sulla sinistra, serve un cioccolatino per Bulevardi che in sforbiciata chiama all'intervento in angolo forte. Poi Maccarone, esce palla al piede, serve San Domenico, il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussulto, finisce 1-1. Per l'Aquila un punto importante, ma che peccato, perché si poteva prendere il bottino pieno. In sala stampa intanto il tecnico dell'Aquila Carlo Perrone spiega perché ha deciso di ritardare i cambi dalla panchina, che hanno di fatto cambiato in positivo l'inerzia del match. Io avevo già pensato alla fine del primo tempo di cambiare qualcosa, però diciamo che la pausa poi si è un pochino abbassata anche la temperatura nel secondo tempo, quindi secondo tempo non mi sembrava che la squadra stesse soffrendo come invece era successo, diciamo, nella parte finale del primo tempo. Ho visto per esempio che Milicevic aveva recuperato bene le energie e quindi vedevo che la squadra stava tenendo bene il campo, quindi alla fine ho deciso poi di ritardare un pochino i cambi. Ho pensato che, ecco, pensare ci potesse dare un pochino più di freschezza in mezzo al campo, e poi alla fine ho optato per la soluzione di Triario, che diciamo doveva stare dietro a San Domenico, cioè in uscita avrebbe dovuto cercare di ricevere palla a lui e al campo aperto cercare di dar subito la palla a San Domenico nello spazio. Questa è stata la scelta, ci siamo andati vicino, e però purtroppo non siamo riusciti a farlo.